Buongiorno, giovane marmotta Pizzibutti. Buongiorno, grandissimo Mogol. Sì, vabbè, però basta un grande. Scusi, grandissimo. È una partecipazione emotiva. Vabbè, non si faccia trasportare. Le voglio bene, mi ecco, scusi. Sì, va bene. Pizzibutti, che meraviglia la natura. Sa che è splendida. Sì. Io mi faccio travolgere. Senta, senta gli uccellini. Senta. Questo è il passerottino. Già. Senta, il fringuellino. Sì, che bello. Sì. Il ribes. Sì. Il picchio. Sì, vabbè, basta. Sì. Facciamo tutta la foresta, facciamo. Bello. Oh. Vabbè, Pizzibutti, purtroppo si è fatto tardi, bisogna tornare all'accampamento. Da che parte andiamo, Mogol? Allora, andiamo giù di là. Da quella parte, andiamo? Verso destra, sì. Però stia attento, Pizzibutti, l'avverto, in quella foresta troverà dei fiori rossi, ha capito? Sono grossi così, rossi. Lei stia attento, non le raccolga e non le annusi, va bene? Stia molto attento. Perché sono pericolosi? Eh beh, insomma, diciamo di sì. Po'. Dai, forza, andiamo. Ok, allora, io direi... Prendiamo il sentiero dell'orso, possiamo scavalcare la montagna, giungiamo verso il... Ma l'hanno usato! Come si sente? Cucciolotto! Diverso! Intendo dire allegro! Diciamo gaio! Vabbè, muoviamoci, mi venga dietro. Anzi no, vado avanti lei che è meglio.